Buonasera da Radio Parco, iniziata una nuova settimana, lunedì 23 gennaio, siamo a Pescasseroli, 17.30, se vi piacciono i numeri vi diciamo anche che fanno 2 gradi sotto lo zero. Quello che avete visto, che vedete ancora inquadrato davanti a noi, è uno dei mezzi spalaneve, spazzaneve. Non so quale sia, mi sta venendo il dubbio di quale sia la corretta dicitura. Comunque uno dei mezzi in dotazione per la pulizia delle strade, visto che sono giornate di gelo e di precipitazioni nevose, e da questa parte del parco le strade vengono regolarmente pulite, da questa in altre parti del parco, per carità. E quindi questa è un po' la prassi dell'inverno con il piano neve. Nel fine settimana c'è stata la chiusura della strada 509 di Forca d'Acero, ancora non riaperta, e speriamo che ci siano le condizioni di sicurezza per poter ripercorrere questa importante strada che collega Abruzzo e Lazio, o Lazio e Abruzzo se preferite, i due versanti di queste stesse montagne, che sicuramente adesso che c'è neve sono molto richieste dalle persone, dai turisti, da tutti coloro che hanno necessità anche, diciamo, di muoversi per il lavoro, per il commercio. E quindi speriamo di ricevere buone notizie presto, siamo ancora in attesa. Abbiamo deciso di fare questa piccola live invece bianca, prima che faccia scuro. Ci è venuto questa ispirazione, questo titolo, perché appunto è il momento della giornata in cui la luce si abbassa, si accendono le luci artificiali, ma insomma c'è un bellissimo bianco ancora sul paesaggio, bianco che sicuramente ci aiuta. Vediamo se qualcuno è collegato, ci scambiamo qualche saluto dal vivo per augurarci una buona serata, per augurarci un buon inizio di settimana. Questa notte qui a Pescasseroli, nelle prime ore notturne, è sceso qualche fiocco, poi ha smesso, poi ha ripreso, insomma anche oggi in tarda mattinata c'è stata una copiosa nevicata e una breve pausa all'ora di pranzo in cui il cielo si era anche schiarito un pochino, si era affacciato lontano un pallido sole che poi comunque è stato di nuovo nascosto tra le nuvole di questo gennaio, e intorno alle 16 è riscesa anche ancora un pochino di neve. E qui c'è chi si dà da fare per spalare. Salutiamo i maestri di sci, noi ci vediamo presto perché, come sapete, come qualcuno di voi già sa, ci sono delle idee per fare qualcosa insieme nel prossimo fine settimana. A brevissimo vi diamo notizia di questo, perché sarà un bel evento, si terrà sabato prossimo 28, ed è sicuramente uno di quegli eventi che richiede la partecipazione delle persone, quindi siete tutti invitati, così sulla fiducia. Adesso a breve vi diremo di cosa si tratta, ha a che fare con la neve, giustamente, perché questa è l'attrattiva soprattutto del momento, no? Per vivere la natura con le ciaspole ai piedi, a cavallo e naturalmente con i pattini, con l'area sciistica, con lo sci di fondo, insomma tutto quello che è l'inverno da questa parte del Parco Nazionale. Arriviamo qui, il termometro qui dice 0 gradi, ma in realtà nel mio punto di partenza, che era la fontana di San Rocco, era a meno 2, è possibile? Vabbè, sarà il mio termometro personale che forse non è così preciso. In ogni modo,
c'è ancora un po' di bella atmosfera, un po' delle feste, se vogliamo, con queste luci in alcuni degli esercizi. E come vedete, questa è la piazza del municipio con i mezzi, come vi dicevo, che stanno sgomberando la neve. Guardate che cumuli che si creano, magari in alcuni punti, quindi si stanno sgomberando i cumuli di neve ai lati delle strade. Approfitto per vedere un pochino chi sta in diretta con noi, vediamo un po'. Allora, Maria Pia, buona serata da Massa, grazie per questa passeggiata. Ciao Maria Pia, tornate a trovarci presto. Patrizia ci lancia un bacino con il cuoricino, grazie Patrizia, anche a te. Ciao Dark, buona passeggiata, questo è Nello. Caro Nello, ci manca la tua musica, eh? Speriamo che la tua chitarra sia ancora in funzione, perché ci manca la tua musica. E un saluto anche a te. Aiutateci a condividere questa live se volete, perché è sicuramente un modo piacevole di stare insieme, di comunicare quello che accade da queste parti. In questo momento siamo in diretta su Facebook, non saremo in diretta su Instagram e su YouTube, lo dico perché a volte le persone ci segnalano come mai non arriva loro la notifica sulle altre piattaforme. Ragazzi, ma noi ce la mettiamo tutta, ma qui non è che abbiamo tutti questi grandi mezzi, ne vorremmo di più. Questo è anche un po' uno degli impegni che ci prendiamo per il 2023. Ci riusciremo? Chi lo sa? Sicuramente potrebbe dipendere anche un po' da voi, dalla community che abbiamo costruito, se c'è questa volontà di crescere, e noi ce la metteremo tutta per crescere. Vediamo tra un cumulo di neve e l'altro che cosa altro ci state scrivendo. Vincenzo, ciao Stefano, quanto vorrei accompagnarti nella passeggiata. Caro Vincenzo, lo so, sei in città e quindi sicuramente un po' ti manca quest'area dei monti e delle origini familiari. Un caro saluto, ho fatto... Allora, salutiamo Ezio, una meraviglia. Beh sì, effettivamente sì. Faccio un altro tratto di strada, se siete collegati con noi e volete io vi mostro un altro po' di paese imbiancato e proseguiamo la passeggiata, va, se avete voglia di stare collegati. Aspettate che ho finito le mani, eccoci qua, è di nuovo a fuoco. Salvatore, saluti da Lecce, ciao Salvatore. E Federica, spettacolare, Federica, abbiamo visto che hai apprezzato anche la nostra live da Barrea un paio d'ore fa e adesso, come dice, questa è Pescasseroli. Barrea anche è scesa un po' di fiocchi, ovviamente tutta l'alta valle del Sangro, e qui un po' di più oggi, diciamo di neve se ne è vista un po' di più. E poi intanto la campana che sentite suonare è quella delle 17:30. La statua in bronzo dell'Alpino, coperta di neve, monumento ai caduti di Pescasseroli, eccolo qua. Vediamo un po' se ci sono altre persone che ci stanno scrivendo. Mi sono perduto la diretta, no, eccola qui. Allora, chi altro abbiamo? Francesco, grazie per i vostri video, mi riportano in un posto che amo. E a chi lo dici, caro Francesco? Siamo tutti amanti di queste bellezze. Ciao da Venafro, ci scrive Emilio, siete fantastici, grazie dei vostri video. No, non è che siamo noi fantastici,
caro Emilio, non siamo noi fantastici, è proprio che questo è un paradiso. È un paradiso soprattutto quando c'è qualcosa di particolare come la neve, e quindi noi non facciamo altro che osservare e cercare di raccontare, di riportarlo a voi, ma veramente in maniera semplice, quasi banale. Però è quello che stiamo facendo con grande piacere. Domenico dal Vito, ciao Domenico, grande Domenico. Ci sono persone che ci hanno seguito un po' dalla genesi di Radio Parco, quando facevamo un vero e proprio programma radiofonico, e ci hanno dato contributi musicali, come appunto Nello, come appunto Domenico. È stato bello condividere con questi amici, che poi insomma più o meno conosciamo nella vita reale, condividere le passioni, quella della musica per esempio, e anche tanto altro che abbiamo messo insieme per tante sere, anche un po' sconfiggendo i limiti imposti dalla pandemia. Facciamo ancora un tratto di strada, vi vedo collegati, vi vedo ancora collegati, vediamo un po' se prima che faccia scuro cosa riusciamo a fare da queste parti. Erika scrive: sembra che corri. No, non è che sembra che corro, cammino abbastanza a passo spedito, Erika, ma devi sapere che ho una camera in questo momento con il cavalletto che è piuttosto pesante, e poi ho anche un ombrello e anche un telefono, quindi avendo solo due mani la stabilità della ripresa non è delle migliori, ma mi scuserete per questo. Questo è dietro le quinte. Ermenegilda, ciao Aone, i miei ragazzi stanno ritornando a casa da Pescasseroli. Ermenegilda, grazie, abbiamo visto anche che hai seguito le nostre storie. Salvatore, spero tra una settimana di venire a trovare il meraviglioso Pescasseroli, bellissimo. Salvatore, ti aspettiamo, perché è momento di vacanze, perché no? E allora, chi altro abbiamo in diretta per qualche altro saluto ancora? Vediamo un po'. Pio, grande Pio, ciao a tutti da Ercolano, un altro di questi fan di lungo corso. Un saluto, tanti sono anche gli amici dalla Campania, da Napoli, che ci seguono quando mettiamo in rete i nostri contenuti, e questo ci fa piacere. Sede del Parco Nazionale, dai, finiamo sull'ingresso del centro visita del parco. Allora, il Marsicano non lo vediamo, è coperto dalle nubi in questo momento, anche perché la luce si sta abbassando. Erika, è magico ora, effettivamente sì. C'è magia nell'aria. La chitarra l'ho portata con me, ne sono legato. Nello, scusami che non avevo letto il tuo messaggio, mi è arrivato adesso. Sì, assolutamente. Va bene, insomma, abbiamo mostrato un po' del nostro bianco candore di oggi. Non so, ho visto le previsioni, in realtà domani non dovrebbe nevicare, se non ricordo male, quindi vediamo un po' se poi riusciamo a mantenerla questa neve. Sicuramente per il weekend problemi non ne abbiamo, quindi tenetevi pronti e speriamo di darvi, appunto, come dicevo in apertura, qualche buona notizia di ricevere qualche buona notizia e di rilanciarla per la strada 509, che è una di quelle che ci riguarda di più da questa parte del parco. E allora, con questa camminata, diciamo, con questo bianco prima dello scuro, vi salutiamo da qui, dal centro visita del parco.
e dandovi appuntamento a presto con quello che combiniamo, quello che riusciamo a comunicare di questo territorio, territorio di cui questo è un po' il simbolo, no? Ci ritroviamo un po' attorno a questo concetto, a questo progetto, a questa grande meraviglia di cui possiamo beneficiare, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E da Stefano e da Radio Parco è tutto per il momento. A presto con Radio Parco. Ciao!